Picasso diceva: dalla realtà bisogna sempre partire. La mia realtà è Fabriano, la pedemontana, la quercia che si staglia davanti al rilievo dei monti, la villa abbandonata, il paesaggio acquitrinoso. Il fiume completamente assorbito dalla cartiera per la lavorazione della carta. Fabriano è il lavoro dei nastri cartai alle prese con il giusto impasto e le giuste vibrazioni del telaio. Dopo che la pila a magli multipli ha sfibrato gli stracci e li ha trasformati nel magico impasto. Le mie incisioni nascono così. Non è necessario che vada lontano. Tutto avviene intorno a me. Mi basta osservare le cose e cercare dentro me stesso. Amo i segni del tempo sulle cose, la polvere sugli oggetti, gli esoscheletri vegetali. Quando il tempo attraversa le cose, le impregna di vita e significato. Anche se la vita si è essiccata, le tracce del passaggio dell'esistenza riempiono oggetti e vegetali di profondità. Sono nato e vissuto a Fabriano. Ho sempre avuto familiarità con la carta e l'interesse per questa materia, con il passare del tempo, si è arricchito di nuove sollecitazioni. Ricordo l'emozione provata durante la visita a un vecchio stabilimento. Lo stupore nel vedere per la prima volta con occhi di ragazzo uscire dai tini l'immagine della filigrana. Maneggiare la carta fatta a mano è come camminare sulla sabbia calda. Proprio a Fabriano l'anno scorso ho conosciuto Lynne. La bontà di questa carta è la stessa del legno, dell'argilla, della pietra. Ci fa sentire la nostra natura fisica. La carta è un buon punto da cui partire per creare un'opera d'arte. Ispira fiducia. Disegnare su queste carte non è solo un atto di registrazione, è più un modo di far parte del soggetto, del paesaggio. Il paesaggio. Il mio paesaggio preferito è tra maggio e giugno. La natura raggiunge il suo più alto splendore, palpita di nuova vita. La vegetazione si fa rigogliosa, si espande, fiorisce. È questa la mia stagione. Al mattino, tra i ciuffi d'erba spontanea, si apre quella pianta meravigliosa che è il soffione o barba di becco. Sembra nata per essere disegnata da un incisore. L'arte sembra quasi preesistere alla natura. Il mondo sembra essersi agghindato apposta per farsi raccontare, per farsi ritrarre. La mia giornata si gioca tutta su un piccolo spazio da disegnare. Pochi centimetri quadrati che giorno dopo giorno fanno prendere corpo e forma, luce ed ombra a tutte le cose. Mentre si disegna, occorre avere chiaro il risultato prefisso. Sbagliare non è ammesso, pena la perdita di settimane di lavoro. Una grande pazienza è necessaria, insieme con la fantasia e la tecnica, per ottenere un indispensabile equilibrio. Il pensiero corre ai maestri del passato, a Dürer, al Dorfer, Segers, Rembrandt, Piranesi, Friedrich. Sono loro che mi hanno preso per mano nei momenti di sconforto. Che senso ha questa pratica lenta, isolata, paziente al giorno d'oggi? Che senso ha la conoscenza secolare di un mastro cartaio? Che senso hanno in piena era telematica? Mi chiedo spesso come ho fatto a non cadere in tentazioni fuorvianti, a mantenere la calma necessaria. Ma che senso avrebbe tutto questo? Tutta la bellezza del mondo,
se non ci fossero questi fogli di carta a fermare le nostre emozioni. Guardare alle opere di 500 anni fa, disegnate e stampate su carta a mano, significa molto per me. Mi fa sentire un'onesta continuatrice di una lunga catena di creatori.